Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Com'è che entri nella Resistenza? Io sono entrata nella Resistenza senza vedermene che cosa facevo a sufficienza. Un atto di ribellione allo Stato, alle condizioni in cui eravamo, perché eravamo alla fame più nera. Volevamo pane e pace. Ci hanno fatto uscire tutti gli operai, ci hanno fatto andare tutti nel cortile delle scuole elementari di Luserno San Giovanni per sentire il discorso del Duce. Il Duce ha iniziato il suo discorso dicendo: combattenti di cielo, mare e terra, ascoltate la guerra dichiarata. Io mi ricordo molto bene, dicevano che si applaudivano, non è vero, io ho visto tanti compagni piangere, compagni di lavoro, piangere. Perché ricordavano la prima guerra mondiale, erano tutto quello che era stato. Ecco, precisamente. E qui nascono delle formazioni. Sì, ecco. Qui sono nate delle formazioni, sono partite perché l'8 settembre 1943 la radio ha detto tutto il giorno tutti a casa. E tutti a casa. Sento bussare alla porta, avevo la porta della stalla alle mie spalle, mi alzo decisa, apro la porta, vedo una fila di militari. Non avevamo luce elettrica, non avevamo niente, si vede che c'era la luna, non lo so, o vedevo bene, ho visto una fila di, mamma mia, dentro c'erano mio fratello, c'erano due o tre vicini che giocavamo, tutti
che erano scappati da militare. Io sono rimasta terrorizzata. Il primo che era lì era Nuto Massari e mi dice: Maria, sono Nuto Massari, lasciaci entrare, poi ti dico. Ho detto: lasciate uscire, chi è qui dentro, non fate niente, nessuno può entrare. I nazifascisti sono andati, noi li chiamavamo tedeschi, ma erano tanto tedeschi che in casa mia uno, per dirci, fuori da City Boom, era piemontese, era un elemento locale, era un uomo locale, sì. Le spie c'erano in mezzo, certo, a loro. Perché c'erano io i fascisti. Sono su, del... certo. Scusate, ma io vi dico come l'abbiamo vissuta. Certo. Per... dicembre del 44, dico bene? 43. Del 43 ci sono stati, no, eravamo già in piena resistenza, sì. Ci sono stati 22 morti. Avevano preso in ostaggio dei fascisti, volevano la restituzione di questi fascisti, di queste persone, per cui hanno fatto questa... una retata. Questa imposizione. E poi oltre questo lo scopo era anche un altro. Terrorizzare la popolazione che non aiutasse i partigiani. Okay. Tutti, c'erano anche donne? No, tutti uomini. Tutti uomini. Il più giovane era qui a Villar di Bagnolo, era della classe 1927, piccato Giovanni Battista, classe 1927, quindi 43, giovanissimo. Dove ne hanno due giorni dopo io e la mia amica l'abbiamo preso e l'abbiamo messo dentro la cassa. Due giorni dopo erano ancora per terra, avevano portato le casse da metterli dentro. I cani l'avevano già leccato, l'avevano già morsicato. Ho detto: mettiamo dentro sto. Ne abbiamo messo uno, non più. Abbiamo messo questo testin, mettiamo dentro questo. Era un ragazzino, abbiamo dovuto tirare, abbiamo persino rotto un braccio per infilarlo dentro, no, per carità, e però non sentiva più, era morto. Una cosa tremenda, la guerra è la cosa più brutta che possa fare l'umanità, la cosa più brutta. A chi rende? A chi fa le armi? Basta! Ci sono state delle condanne a morte, per esempio, prima per aver rubato. Sì, certo. Ecco, gente esempio, che è stata ammazzata. Per esempio c'era un partigiano del nome Tormenta, era il nome Tormenta. Di battaglia, era Tormenta, che quando lo hanno fucilato si è tolto, aveva un maglione, si è tolto il maglione, la sciarpa, l'ha donata a altri partigiani e ha detto: non mi serve più. Aveva rubato, l'avevano ammonito non rubare più, perché venivano ammoniti, chiamati, si faceva un processo, si veniva definiti effettivamente dei ladri. La prima volta venivano ammoniti non farlo più, perché altrimenti non abbiamo prigioni da mettere dentro chi sbaglia. Sapete che abbiamo solo una soluzione, la fucilazione, eliminare la persona che rubava. Tormenta che ha rubato, l'hanno ammonito e ha ripetuto, è andato in pianura con il mulo, strada facendo nel ritorno aveva della farina di grano sul carro e ne ha venduto un quintale. Quando è tornato un sacco di farina non c'era più, dove è finito? E lui l'ha venduto. È stato scoperto, era la seconda volta che arrivava, la prima l'hanno ammonito, la seconda l'hanno fucilato. Quando c'è stato l'ora della fucilazione l'hanno fucilato. Qua? L'hanno fucilato qui? Sotto, vicino a Rocca di Plumeia. Io non ero presente, ma mi hanno detto che... Si è tolto il maglione? Ha riconosciuto il suo errore, ha detto: mi merito solo. Ok. Ti hanno condannata a morte. Quando
ero lì di servizio, arriva una staffetta da Pinerolo e dice: ci sono i tedeschi in arrivo, i fascisti in arrivo. E i partigiani erano appena partiti col muro, sono arrivati i partigiani e hanno portato via sta roba, sarebbe stata della popolazione. Erano appena partiti col muro, ho detto: ami, li prendono, passano via le gurke. Ho detto: io devo andare a casa. Non ho detto niente del mio intento. Sono partita, ho fatto via di Gursu, ma di gran corsa, per raggiungere questi partigiani, che si allontanassero, perché poi c'è il fiume Grana che scende, rumoreggia. Ho detto: se non sentono il motore in arrivo, li prendono e li ammazzano. Allora, di gran corsa per avvertire questi partigiani, difatti sono riuscita a avvertirli. Loro era la via del Fre, così chiamata, la via che va al castello. Loro hanno attraversato, lì c'è un ponte, hanno attraversato il torrente Grana, si sono salvati così, però io sono andata di mezzo perché ero sfigurata da cosa avevo corso. Quindi hanno preso te? Già, mi hanno presa e io dovevo rispondere. Io non lo so, io non so niente, non c'entro con loro, sì, puoi negare quanto vuoi, però a un certo punto li hanno inseguiti fino a Badassotto, a una posizione che poi sono stati più svelti i partigiani di loro, dei fascisti. Sì. Sono tornati indietro e io ero sempre là con le armi puntate in attesa della decisione. Quando poi sono tornati indietro, che non li avevo preso, mi hanno fatto ammazzatela. Beautiful, you're beautiful, it's true.